Nel piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, gli interventi complessivi finanziabili ed eseguibili non prima del 2020 sono 77 per complessivi 200 milioni di euro. Situazione reale e drammatica in provincia di Salerno, dove esiste una mancanza di certificati antincendio e agibilità per tutti gli istituti, con decine di strutture scolastiche che non possono essere aperte stante la loro drammatica condizione strutturale e che hanno rischiato seriamente di non aprire i battenti per il nuovo anno scolastico. Situazione paradossale quella che sta vivendo il liceo classico Giovan Battista Vico di Nocera Inferiore. Dopo la querela dei giorni scorsi, la preside Teresa De Caprio ha dato l'ok all'apertura della scuola nella sede storica in virtù di una certificazione di staticità fatta pervenire dall'ufficio tecnico della provincia e dall'ingegnere Lizio. Ma ciò che preoccupa di più la dirigente nocerina è la questione relativa ai bagni che dovranno servire circa 560 alunni dell'istituto. Una situazione igienico-sanitaria che definirla precaria è un vero e proprio eufemismo e che gli idraulici del comune stanno cercando di tamponare. A Pagani resta sempre il problema dello storico edificio del Pino, o meglio la scuola elementare Manzoni, che da 3 anni è chiusa ai piccoli studenti. Il primo cittadino Bottone si è appellato anche ai Santi per un intervento energico presso il MIUR affinché eroghi un finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro per la ristrutturazione e l'adeguamento in modo da permettere di nuovo agli alunni del primo ciclo didattico di poter rientrare. Anno scolastico al via anche a San Marzano sul Sarno con importanti novità. In controtendenza rispetto al territorio provinciale non vi è stato alcun ridimensionamento delle classi che restano immutate, segno di un non calo demografico della platea scolastica. Niente più plastica monouso per i pasti degli alunni dell'istituto comprensivo Anna Frank. All'avvio del servizio mensa e ai primi di ottobre, quando le attività scolastiche si svolgeranno a pieno regime, i ragazzi saranno dotati di piatti rigidi in materiale atossico e riutilizzabile. Anche a Nocera Superiore si avvia verso la tranquillità dopo le problematiche relative allo spostamento dell'Istituto Settembrini presso la Marco Polo, con numerose difficoltà dovute soprattutto alla logistica e con numerosi genitori che hanno chiesto il nulla osta per spostarsi alla Fresa Pascoli.